Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Per quelli che vogliono formattare il proprio sistema operativo come Windows 11, perché è uscito a ottobre del 2021, e ragazzi, quindi se volete ripristinare da capo Windows 11, formattarlo e mantenere i propri file oppure rimuovere tutto. È molto semplice, non serve scaricare un programma, tre cose così, un disco e fare la formattazione. Abbiamo già il ripristino sul sistema di Windows 11, quindi se hai problemi con, non so, il sistema va lento, va uno schifo e cerchi di risolvere il problema ma non ci riesci, io ho fatto così, io ho ripristinato il mio PC, ho mantenuto i miei file, ho rimosso alcuni che non mi servivano. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato qua sopra, ho cliccato sistema, quindi su sistema. Fatto così, cliccate così e scendiamo un po' giù e facciamo ripristino, reimposta, via avanzato, torna indietro, ripristino. E qui c'è il ripristino del PC, ripristino il PC. Possiamo mettere mantieni i miei file oppure rimuovi tutto. Se vuoi rimuovere tutto, eliminerà solamente i file sul tuo disco dove sta Windows 11. Ok, quindi facciamo, non so, rimuovi tutto, non servirà molto tempo. Qui facciamo reinstallazione locale, reinstalla Windows da questo dispositivo oppure scarica e reinstalla Windows, non ci serve. Facciamo reinstallazione locale. Qui c'è rimuovi app e file, non pulirà l'unità, elimina tutti i file solo dall'unità di Windows. Che significa? Significa dove sta? Un attimo, questo PC eliminerà solamente i file che stanno su questo disco. Oppure cambia impostazioni, per esempio. Dove sta? Eccolo qua, eliminare i file da tutte le unità. Elimina tutti i file solo dall'unità di Windows. Ecco, no, solo unità di Windows, oppure sì, tutte le unità. Quindi fate no, eliminerà solamente tutti i file, tutto il sistema operativo su un solo disco, quindi solo su questo disco, ok? Io faccio annulla, lo dico di nuovo, quello era rimuovi tutto, qui invece mantieni i miei file, reinstallazione locale. Qui fate sempre successivo, andate avanti e poi è tutto automatico perché una volta fatto, mi raccomando, se avete bisogno di salvare alcuni file potete anche fare così, un attimo. Non so, qua dentro avete qualcosa di prezioso, quindi che ho fatto io? Ho preso alcune cartelle e le ho spostate su altri dischi, ok? E poi quando ho fatto la formattazione si è avviato il PC, ho preso quelle cartelle e le ho riportate sul disco originale, il disco di Windows. E fate successivo e farà una formattazione, quindi riscaricherà di nuovo Windows, si riavvierà più volte, ci vorrà una mezz'oretta oppure 40 minuti, dipende dal disco che avete. Faccio indietro. Sempre installazione locale, cambia impostazioni, ripristinare le app preinstallate, ripristina le app e le impostazioni fornite insieme a questo PC, OneDrive, privacy, cose così. Scaricare Windows, reinstalla Windows da questo dispositivo. Ok, quindi reinstalla Windows da questo dispositivo. Se vi sono stato d'aiuto, ragazzi, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. Quindi questo era il ripristino, formattazione molto semplice, grazie a quelli della Microsoft che ci hanno permesso di avere un settaggio semplicissimo, molto comodo. Io faccio annulla, quindi se avete un SSD 30-45 minuti, se invece avete un hard disk ci metterà più tempo. Quindi grazie a tutti per questa visione. Il ripristino si fa così, formattazione di tutto Windows su un solo disco, mi raccomando, su una sola unità. Oppure se volete rimuovete tutto proprio su tutti i dischi. E
E niente, quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!